Diamo uno sguardo a quello che succede oltre Alpe. Domani sera sapremo finalmente chi sarà il nuovo presidente della Repubblica Francese. A Parigi abbiamo Alberto Mattioli, corrispondente della Stampa, tra l'altro in libreria con anche stasera un libro sulla passione per l'opera, e Philippe Carsenti, vice sindaco di Noailly, dove è stato sindaco Sarkozy. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Alberto, buongiorno. L'ultimo sondaggio utile dava la distanza tra i due candidati, Hollande e Sarkozy, ridotta appena a 4 punti. Margini per una rimonta? Ma Sarkozy sicuramente ci spera, l'opinione generale è che sia molto difficile, molto dipenderà sia da quanta gente andrà a votare, sia dai famosi o famigerati riporti dei voti, cioè come voteranno gli elettori che al primo turno hanno scelto gli altri candidati. L'opinione prevalente, non me ne voglia il vice sindaco di Neuilly, è che sia molto molto difficile una rimonta di Sarkozy. Il vice sindaco ha abbozzato un sorriso di cortesia. Lei voterà Sarkozy inevitabilmente. Perché crede ancora in una vittoria di Nicolas Sarkozy? Je vais voter Nicolas Sarkozy en effet. Voterò Sarkozy in effetti perché sono un eletto e un elettore di centrodestra. Non credo che Sarkozy vincerà. Penso che lo stato dell'opinione pubblica francese oggi sia molto ostile nei confronti di Nicolas Sarkozy. Io credo che lui abbia fatto molti sbagli nel suo quinquennio. Ha fatto errori anche nella campagna elettorale. Le settimane scorse sono state molto difficili per gli elettori del centrodestra che hanno faticato ad accettare le sue prese di posizioni sempre più radicali, molto a destra, molto difficili per personalità di centrodestra come me, quindi voteremo naturalmente per Nicolas Sarkozy, un po' di riflesso se vogliamo, ma non credo più alla vittoria di Sarkozy. Se posso correggere una cosa, lei ha parlato di uno scarto di 2-4 punti, io penso che lo scarto sarà molto molto maggiore domenica sera. Lo stato dell'opinione pubblica è molto ostile nei confronti di Nicolas Sarkozy, che ha fatto un sacco di errori. Beh, le fa onore il fatto che lei continui a votare per coerenza. Però, come dire, ha espresso forti critiche nei confronti del suo punto di riferimento politico. Però, dopo 5 anni, cosa ancora la convince del presidente uscente, visto che lei ha detto che ha fatto molti errori? Per ce qui me concerne. Ma per quanto mi riguarda, io ho l'impressione che Sarkozy, negli scorsi 5 anni, ha fatto tutti questi errori. Voterò a destra perché non voterò a sinistra. Hollande ha un problema con degli alleati che sono alleati molto ingombranti, ai Verdi e quelli di Jean-Luc Mélenchon che sono all'estrema sinistra. Però, ancora una volta, voglio dire, è un voto oggi naturale ma senza alcuna convinzione. E direi un po' rassegnato. Penso che bisogna essere sportivi ed accettare la vittoria del candidato socialista. Le cose non sono fatte, ancora non sono decise, ma la mia previsione è che il voto si cristallizzerà. Domenica sera avremo un nuovo presidente, François Hollande. Bisogna essere sportivi e accettarlo e sperare per il futuro della Francia e dell'Europa e dei rapporti franco-italiani. Speriamo che tutto vada bene e che François Hollande sarà un presidente all'altezza. Ha mostrato di essere eccellente durante il dibattito politico faccia a faccia con Sarkozy. Beh, allora auguriamogli buona fortuna se vincerà domenica sera. Mi scusi, vice sindaco, sportivi sì, ma anche critici. Quali sono stati, a suo avviso, gli errori clamorosi sui quali Sarkozy adesso sta pagando pedaggio? Gli errori più significativi di Sarkozy sono stati soprattutto quelli di non fare la politica per la quale era stato eletto. Sin dall'inizio lui aveva deciso di fare una politica d'apertura a sinistra, ha fatto molte comunicazioni, ha cercato personalità politiche di sinistra, che però non hanno fatto una politica chiara. E poi penso che è la sua personalità che è stata estremamente negativa per l'elettorato francese. È un peccato perché lui aveva un'energia, una forza incredibili, una volontà di fare le cose, però si è perso in troppi dettagli e non ha capito quella che era l'importanza di comunicare con chiarezza la sua politica. Ci sono riforme importanti che sono state avviate per quanto riguarda l'università, le pensioni, ma malauguratamente
In questa campagna politica penso che lui ha spaccato troppo il paese, penso che il risultato finale, che questa campagna elettorale in cui lui è andato estremamente verso destra, ha allontanato sempre di più l'elettorato centrista, che era quello che gli avrebbe dovuto far vincere queste elezioni. Un'ultima domanda, un'ultima battuta al vice sindaco di Noailly, ricordo feudo storico di Sarkozy, dove ha costruito tutto quanto il suo percorso politico. Non crede che la ricetta Sarkozy-Merkel sul controllo della spesa pubblica si stia dimostrando poco efficace? La soluzione per la dette pubblica. Allora, la soluzione per la dette pubblica oggi. La soluzione per il debito pubblico oggi, per quanto riguarda l'Europa, non sono le tasse, ma delle riduzioni di bilancio. Penso che la cosa più importante nel futuro, nel prossimo quinquennio, non sarà quella di soffocare l'economia con una pressione fiscale troppo forte, ma comprimere le spese dello Stato. Per quanto ci riguarda, noi nella città di Neuilly siamo riusciti a sviluppare dei bilanci ottimi ogni anno, perché noi veniamo dalla società civile, noi veniamo dal settore privato e abbiamo una comprensione un po' diversa dei meccanismi economici. Oggi è molto importante ridurre questa spesa per fare in modo di investire nel futuro, cioè nelle generazioni future, nell'istruzione e direi anche nella cooperazione economica europea tra i diversi paesi.